Buongiorno, sono le 18.08 del 31 maggio 2020, pensierino domenicale, pensierino domenicale. Vediamo come stanno i mercati. Questo è lo Standard & Poor's 500, Standard & Poor's 500 che non è riuscito ancora ad arrivare ai massimi del 19 febbraio, però si è ripreso molto bene, qui ha avuto un movimento laterale, un momento di ripensamento con i filtri, gli oscillatori che si sono mossi di concerto, oscillando di concerto. Adesso sono in configurazione rialzista, quello nero è il filtro di Butterworth e quello verde la Alm. E sono in configurazione strettamente rialzista col filtro di Butterworth sopra e l'Alma sotto. Allora, quando i mercati sono in queste condizioni qua, che hanno tutta l'intenzione, evidentemente, apparentemente, no? Noi non siamo mai sicuri di quello che diciamo, ma e tutti quanti sarebbe bene che non fossero sicuri di quello che dicono, ma lo considerassero semplicemente probabile o altamente probabile, con i mercati diciamo che si avviano a voler arrivare a questo massimo qua, normalmente si cercano dei titoli che sono molto forti e sono titoli diciamo che hanno fatto un massimo di tutti i tempi, ad esempio, e su Pro Real Time non è difficile scovarli. Questo qui è un pro screener che cerca gli all time high in un anno, cioè dire il massimo che è stato fatto in un anno. Qua sono già in ordine, li avevo già messi in ordine io. E il titolo che diciamo sembrerebbe migliore in questo momento qua è Regeneron, credo che si dica Regeneron, che è un farmaceutico. I farmaceutici sono andati molto bene. Vedete che bel trend, che trend magnifico. Qua, se vi ricordate, lo Standard & Poor's da queste parti qua c'era un massimo e poi la discesa. Questo invece non ha fatto nulla di tutto ciò. Eccolo qua, qui ha fatto un gap rialzista, è passato sopra, ha fatto un breakout rialzista, è passato sopra a questi massimi qua. Quindi è un titolo che ha fatto. È uno dei titoli che stiamo cercando, diciamo, di scovare, cioè quelli che sono molto molto forti, che sono quelli che riusciranno a portare lo Standard & Poor's a quei massimi. C'è anche Zoom Video, più brutta, Zscaler, si dirà Zscaler, questa qui è troppo bella, e fra l'altro è qui, ci sono dei massimi, c'è la bellissima PayPal, eccola qua, PayPal. È un titolo meraviglioso. Adaptimmune, qua troppo, ha strappato troppo. DocuSign, ecco, DocuSign invece è bello perché il trend è un trend rialzista ben fatto. Per cui direi che nel portafoglio di questi, diciamo, di questi suggerimenti che vengono un po' quando mi sento di darle, no? Non hanno la cadenza fissa, normalmente alla domenica. Comunque metto come due long, ci metto Doku, me la scrivo qui e poi lo vado a mettere, e poi è la prima che era Regeneron, che mi piace molto. Il ticker è REGN. Ok, li vado a mettere nel portafoglio. Poi un giorno vi ho già promesso che ve lo faccio vedere il portafoglio, un giorno ve lo faccio vedere quando però i titoli avranno già diciamo una storia sufficiente, perché se no il portafoglio balla molto ma significa poco, sia che segni un grande più in termini di ritorno, sia che sia segni un meno in termini di ritorno. 6 giorni sono pochi, significa abbastanza poco. Va bene, buona serata e ci sentiamo presto. Grazie.